innanzitutto buonasera. Preferisco parlare di campo, di azione di gioco. Credo che il Sambese abbia spesso un buon gioco e che abbia meritato la vittoria. Poi su quelle che sono le decisioni arbitrali, come ben sai, mi conosci bene, difficilmente le commenterò né da una parte né dall'altra. No, ma mia era diversa, io ho detto per te. No, non le ho viste proprio. Non era il discorso commentare, ha sbagliato, no, questo non lo so. Il Storiano mi diceva che c'era un calcio di rigore netto a loro favore, però non l'ho visto. Ma comunque preferisco fare un plauso ai ragazzi per la prestazione fatta, perché non era facile rigiocare dopo 8 mesi e offrire una prestazione del genere. Credo che il Sambese abbia meritato per lunghi tratti della gara, e il risultato poteva forse essere un pochettino più ampio se avessimo sfruttato l'occasione avuta. Senti, quali sono le tue sensazioni in merito a questo ritorno al campo? È bello, dicevo, io penso che anche per me che lavoro ai gruppi è una cosa veramente che per chi come noi lo fa prima per passione e poi per il lavoro suscita emozioni. Poi lo sport in generale, io sono un insegnante, quindi sono uno che predica sempre la stessa cosa. E credo che sono strumenti importanti di socializzazione, per conoscere culture nuove. E più si pratica l'attività sportiva, più si sta meglio, non soltanto dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico. Senti, ho visto il proprio federale, ha fatto una buona partita, anche se secondo me da lui ci aspettiamo cose gregge, insomma. Oggi forse si vede che è una partita, ecco. Sì, però Marco era reduce da un periodo un pochettino lungo, che ha fatto un po' di lavoro alternativo a quello della prima squadra, e si è aggregato solo martedì. Anzi, lo devo soltanto ringraziare per lo sforzo che ha messo in campo, perché si è messo a disposizione nonostante fosse in condizioni poco consone per effettuare una gara. Nonostante ciò ha fatto per me una buona prestazione. Abbiamo fatto una buona partita, forse abbiamo peccato di poca cattiveria sotto porta, potevamo fare qualche gol in più, però noi non ci dobbiamo dimenticare che praticamente la prima partita del campionato dopo 7 mesi. Avevamo un avversario di valore davanti, una squadra fatta di buoni giocatori e allenata bene. Però i ragazzi hanno fatto bene, 2-0, senza subire un tiro in porta, penso che dobbiamo essere più che soddisfatti. Senti, comunque voglio dire, ti ha sorpreso questa sconfitta del Livorno 4-1, cioè, francamente diciamo non ce l'aspettava nessuno, magari sarebbe stata una partita combattuta 1-0, 2-1. Francesco, non ci sono partite, in questo campionato non ci sono partite scontate. No, ma io ho capito, ma... Il Sersale, il risultato. Il Sersale è una squadra forte. Lo so. Quindi in ogni campo, qualsiasi squadra, le partite sono tutte equilibrate. È un risultato che ci può stare alla fine, perché se, non lo so, non ho visto la partita, ma se non entri in campo con la giusta mentalità, non le vinci in questo campionato. In qualsiasi campo. Comunque ti chiedo una cosa, adesso dopo questa bella partita domenica abbiamo aspetta, però ti chiedevo che sensazione ti ha dato questa ripresa di questo calcio dilettante, che magari a marzo era stato chiuso e finalmente magari adesso si riprende, si torna alla città romanità. Finalmente, dico io, perché stare a casa tutti questi mesi è stato pesante, però ovviamente per le giuste motivazioni. E ancora non si è ripreso al 100%, perché torneremo al 100% quando rivedremo la gente sugli spalti. E questa sarà la cosa più bella. E quando tornerà la gente sugli spalti vuol dire che il virus o l'emergenza è diminuito, è finita e sarà più bello per tutti quanti. Con noi anche Andrea Parentela, è tecnico e amico anche di Interforze, città di Maglia, ma soprattutto oggi penso una partita un po', secondo me, Andrea, non ho visto un attacco pungente. Ha provato, insomma, il Sorrento a giocare la partita, però credo che il Sambese si sia difeso bene e poi abbia riuscito a colpire quando magari voi non siete riusciti a... A prescindere da poi i reparti, io credo che sia stata da parte nostra una partita sicuramente sottotono. Mi aspettavo di più, potevamo fare di più, con l'aggravante di un arbitro che sicuramente è stato peggiore in campo, quindi anche peggio di noi. Ci ha infastidito, ci ha fatto innervosire, non ha visto 2 rigori, credo, abbastanza netti, addirittura sul primo ha dichiarato di averlo visto e che non c'erano i presupposti per darlo, non c'erano i criteri, mi ha detto che non c'erano i criteri, poi quando ho chiesto spiegazioni mi ha detto che non doveva parlare con me, e quindi tutto questo ha fatto sì che la sua squadra non facesse una gara importante, una gara che ci aspettavamo, perché dovevamo, ripeto, potevamo fare molto di più, però complimenti al Sambiase che
ha meritato la vittoria e noi, nonostante non abbiamo fatto una partita al 100%, abbiamo comunque creato delle occasioni da gol, abbiamo giocato per quasi 65-70 minuti in 10, quindi a livello tattico forse siamo stati più bravi con un'inferiorità numerica che quando eravamo 11 contro 11. Infatti io mi ho anticipato la domanda, ti chiedo, ho visto secondo me qualcuno, anche se non conosco il giocatore, vedendo le caratteristiche fisiche, qualcuno forse un po' fuori forma c'era, perché secondo me magari qualche due o tre giocatori, secondo me se corrono come devono correre, possono dare molto al Soriano. Guarda, io come scusante posso dare, è normale che quando vieni a giocare in un campo del genere, con un sintetico, un campo grande, io ne avevamo parlato in settimana, sicuramente mi aspettavo una sofferenza dal punto di vista fisico. E c'è da dire che noi avevamo 3-4 giocatori a mezzo servizio come Traoré, Greco, Nikolovic, Criniti, ci mancava uno dei difensori più forti della categoria come Stellitano, avevamo Bardari, un under squalificato, Cristiano e Procopio infortunati, quindi qualcosa mancava, però a prescindere da questo la squadra che è andata in campo era sicuramente all'altezza e doveva fare di più. Ripeto, la scusante del campo non può, ci sta fino a un certo punto, la squadra doveva perlomeno lottare. Io dico sempre che quando non arrivi a livello tecnico devi perlomeno arrivare con la fisicità e con la mentalità. Questa un po' ci è mancata, però è la prima partita. Naturalmente affrontavamo un San Biase che considero, se non la più forte, la squadra, una squadra che giocherà per vincere il campionato, quindi non è che era l'ultima arrivata, quindi ci può stare. Al netto di tutto è una sconfitta che accettiamo. Ci curiamo le ferite, ma già appena arrivo a casa già penserò alla prossima, preparerò gli allenamenti e la partita casalinga con la Morrone che dobbiamo assolutamente vincere.